Questa mattina presso l'Istituto Penale Minorile di Catanzaro, i pazienti affetti da malattie di Alzheimer, ospiti dello spazio Alpade, centro diurno raggi Onlus, hanno incontrato i giovani reclusi nell'istituto penale minorile. Subito dopo, nell'androne della struttura, si è svolta una conferenza stampa del garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione, Antonio Marziale, che successivamente ha incontrato i reclusi nell'istituto penale minorile di Catanzaro. Tra qualche giorno eh, noi festeggeremo la nascita più importante nella storia dell'umanità. Allora credo che sia dovere, per un garante dell'infanzia, ma io credo un dovere per tutta la comunità sociale e civile badare anche alla rinascita. E non c'è luogo di rinascita più significativo di un istituto penale minorile, dove ci sono ragazzi che hanno sbagliato, dove ci sono ragazzi che stanno pagando il loro prezzo alla giustizia, ma dove ci sono ragazzi carichi di attese e di speranza che devono essere necessariamente risocializzati. Un giorno torneranno nel mondo ed è bene cominciare a far capire loro che c'è fuori chi li aspetta nel mondo. È un istituto penale minorile questo di Catanzaro. Permettetemi di dire vorrei che meglio non ci fosse stato mai bisogno di averlo, ma visto che c'è, diciamo che è un fiore all'occhiello e di tutto questo eh, per, per la nostra regione, ma un fiore all'occhiello eh, per la giustizia minorile nel nostro Paese, grazie al lavoro di chi ogni giorno qui opera. Primo fra tutti il direttore Francesco Pellegrino, che ringrazio per questo suo quotidiano stare vicino a questi ragazzi. E niente, mi piacerebbe che arrivasse alla Calabria eh, dietro questo gesto il messaggio di come questi luoghi debbano essere considerati luoghi di attesa, luoghi di recupero e non essere marginalizzati nella percezione culturale che noi abbiamo di essi. Quindi sono venuto a fare gli auguri ai ragazzi ricordando a me stesso l'importanza che do a questo istituto perché è stata la mia prima visita ufficiale quando, nell'aprile scorso, mi sono insediato come garante per l'infanzia.